Da sempre l'uomo, un po' a tutte le latitudini, insulta, offende. E anche se è stato detto che le ingiurie, gli insulti offendono e dovrebbero far vergognare più chi li fa che chi li riceve, l'uomo ha continuato imperterrito a insultare, spesso a sproposito, e a volte persino gli animali. Pensate che qualche secolo fa, quando marinai inglesi e francesi incontrarono nei mari tropicali quegli interessanti uccelli marini, che sono le sule, che oggi incontreremo nel nord dell'Atlantico, dove una specie affine nidifica, beh, le soprannominarono, le chiamarono subito the boobies in inglese, le sots in francese, insomma gli stupidi. Sì, perché i marinai avevano scambiato per stupidità invece la mancanza di paura degli uccelli che si lasciavano con una facilità incredibile catturare ed uccidere. Le povere suli non avevano fino allora conosciuta la crudeltà e in fondo anche la stupidità dell'uomo. Le sule che incontreremo oggi nidificano al largo della Scozia, su un'isoletta che è un vero sperone roccioso. E vedrete, ci sorprenderemo nello scoprire come con una saggezza naturale incredibile loro sono riuscite a diminuire la loro naturale aggressività in gesti simbolici per difendere sia il loro territorio sia nei loro riti di corteggiamento. Sì, perché è come se avessero capito che in quel territorio così difficile, ai limiti degli spuntoni di roccia che danno sugli abissi, qualunque atto di violenza può nuocere più a chi lo fa che a chi lo riceve. Vedremo anche, sarà interessante, come le sule maschio possono e vogliono avere spesso molte fidanzate, ma quando decidono di formare una coppia non trascurano le vecchie fidanzate innervosite per essere state lasciate, anzi le vanno a tranquillizzare. E vedremo anche come il papà sula, quando ritorna dal mare con la scorta della pesca per imboccare il piccolo, la prima cosa che fa è scambiare un bel po' di coccole e carezze con la sua compagna. Beh, se sono stupide le sule, allora cosa dovremmo dire di certi uomini? Bass Rock Island, uno scoglio di pietra vulcanica nera, alta 100 metri, a 3 km dalla costa orientale della Scozia, vicino a Edimburgo, patria di migliaia di uccelli acquatici. I sulidi di Bass, grandi come oche, passano l'inverno sul mare. In primavera tornano alla loro isola, quella che gli ha anche dato il nome, Sulidi di Bass. Si calcola che nel mondo vi siano circa 400.000 sulidi. Uno su 10 nidifica qui, assiepati in quella che noi chiameremo la città degli uccelli. I pendii sopra al precipizio sono la migliore zona abitativa. Vi si trova posto sufficiente e i venti facilitano l'avvicinamento e il decollo. Come un grande nastro bianco, la colonia dei sulidi circonda la roccia degli uccelli. Dei corridoi di volo portano alle lontane zone di pesca. Tornano volando a pelo d'acqua e solo quando giungono davanti alla roccia si alzano all'altezza del loro nido. I venti li aiutano a risalire lungo il dirupo.
I sulidi di Bass sono maestri nel veleggio. La loro apertura alare è di 1,80 m. Il corpo sembra un pendolo appeso alle ali che compensa le folate di vento. Con eguale capacità riescono a muoversi avanti e indietro. Anche nel traffico più intenso è raro che vi siano degli scontri. Solo al rallentatore si possono notare le particolarità della tecnica di volo. Il sulide di Bass riesce a compensare l'irregolarità delle correnti d'aria attraverso rapidi cambiamenti della posizione alare. L'uccello è quasi immobile sul posto. Con le sue grandi ali si poggia su di un cuscino d'aria, ma i vortici sulla superficie esterna delle ali indicano quanta forza deve investire per fare questo. Per il veleggio servono lunghe ali. Per nuotare invece sono inutilizzabili. Per questo i sulidi hanno sviluppato un metodo, il tuffo in picchiata. In questo caso non di rado raggiungono la velocità di 100 km orari. Per altri uccelli questo sarebbe letale. Con forma aerodinamica il pesante corpo scivola nel mare. L'impatto viene attenuato grazie a un cuscino d'aria che si forma sotto la cute. Il peso corporeo e le lunghe ali sono un impedimento per alzarsi in volo. Quando strappano l'erba sulla terraferma, si muovono in modo proprio buffo. Questi buoni aviatori sono certamente dei pessimi pedoni. Nella colonia, nido è accanto a nido, un quartiere senza strade, senza vie. Il collegamento con il mondo circostante avviene solo via aerea. Unita, la coppia si sente forte e attacca. In primavera vi sono facilmente degli scontri per via dei limiti territoriali. Il perdente volge il becco dall'altra parte, un segno di devozione che ammansisce l'attaccante. Tutto ciò si rende necessario per la convivenza in uno spazio così ristretto. La lotta avviene secondo regole ben precise. Vittoria o sconfitta non hanno conseguenze. Anche lo sconfitto avrà il suo nido nella colonia.
Tutt'altra è la situazione degli scapoli. Due femmine litigano per il futuro partner. Sono permessi tutti i colpi. Il maschio corteggiato è quello al centro. Non si è ancora deciso per l'una o l'altra e lotta da ambo le parti. L'attacco, cosiddetto a strozzatura, è particolarmente pericoloso. Può interrompere l'affluenza di sangue al cervello e provocare il soffocamento. La fuga dal territorio pone fine alla lotta. Nonostante lo spazio ristretto in cui si trovano, le coppie sono sorprendentemente pacifiche. Sono aiutati da alcuni comportamenti specifici. Dopo l'atterraggio, ad esempio, la cerimonia di saluto, un tempo era una lotta, serve oggi per calmare gli ospiti. Sfregare i becchi sembra essere stimolante. Vi partecipano anche altri. La cura reciproca del corpo è piacevole e distensiva. Solo pochi gruppi di uccelli altamente sviluppati conoscono questo tipo di scambi di tenerezze. Sulla scogliera tutte le specie, quando vivono in gruppi, si puliscono a vicenda. Pulirsi, accarezzarsi, grattarsi è una psicoterapia contro l'aggressività all'interno della comunità. Una terapia di successo non solo per gli uccelli. Questa non è una lotta tra coniugi, ma il tentativo di accoppiarsi. I calci stimolano la femmina. Restano accoppiati fino a 5 minuti. L'accoppiamento, le nozze, rafforzano il legame. Ed è anche necessario perché di difficoltà ce ne sono già abbastanza. Per esempio, anche durante l'atterraggio non proprio soffice. Il segnale di volo per il partner è lo sguardo rivolto al cielo. Sembra come se una potente forza interiore spingesse la testa sempre più verso l'alto.
L'immagine pacifica non inganni. Nella metropoli degli uccelli non esiste solo la pacifica coesistenza tra le varie specie, ma anche un gruppo di criminali, una mafia, i gabbiani reali. Nulla sfugge a questi occhi. Ai bordi della colonia sono in agguato i gabbiani reali. Un uovo rimasto senza sorveglianza è ormai perduto. Sulla dura roccia ne frantumano il guscio. Neanche le loro stesse uova sono al sicuro, nemmeno se sta per nascere la covata. Lì si trova più su, sopra le loro teste, laddove l'acqua non arriva più neanche in caso di tempesta. Appartiene alle foche grigie. Qui sta. Le foche grigie sono originarie dell'Atlantico del Nord. Quando ne venne vietata la caccia, un piccolo gruppo si stabilì a Bass Rock, ingrandendosi poi di anno in anno. Si creano così dei problemi di spazio, perché tutt'intorno la roccia scende a strapiombo sul mare. Perciò bisogna sfruttare il più piccolo anfratto, anche quando è difficile mantenere l'equilibrio. Chi l'avrebbe detto? Le foche grigie acrobati scalatori. Quassù c'è posto per uno soltanto. Chi è più robusto usa la violenza. Ogni volta che non c'è più posto, bisogna sviluppare nuove tecniche per dormire. Nelle calette tranquille si lasciano trasportare dall'acqua dormendo.
Certo, si può anche fare così. Questo è il terzo sistema e il più stupefacente. La foca dormiente risale automaticamente in superficie e respira alcune volte profondamente. Poi torna lentamente ad immergersi sul fondo della caletta. A nord-ovest, Bass Rock Island emerge possente dal mare. Qui si sono insediati la maggior parte degli uccelli e con il loro guano hanno tinto di bianco la scogliera. Ogni anno, a primavera, rinnovano la tinteggiatura. I sulidi di Bass sono i dominatori, ma non sono i soli. Le urie e i bianchi gabbiani terraioli abitano lungo i dirupi. A loro bastano piccoli anfratti, nicchie e sporgenze, sulle quali i grandi non avrebbero abbastanza posto. Appena la roccia mostra rientranze più grandi, arrivano i sulidi. È cosa molto ambita abitare ai piani alti. Essi sono ripidi ed esposti al vento, cosa che facilita il decollo e l'avvicinamento in volo. Da qui la colonia si estese sempre più verso l'alto, lungo il pendio, fino a quando i venti divennero insufficienti. Al di là iniziano i pendii erbosi. Solo poche piante riescono a sopportare la grande quantità di concime proveniente dall'alto. Negli anfratti protetti la preziosa lavater, simile a un albero. Un bosco in miniatura di arbusti alti 3 metri. In nessun altro posto questa pianta della famiglia delle malve cresce così bene come sulla roccia degli uccelli. Ama il guano. Una piccola fessura nella roccia basta per la sopravvivenza del silene rigonfio. Deve il suo nome al calice tondeggiante. Anche all'armeria basta poca terra in una nicchia. La scogliera degli uccelli appare diversa da ogni suo lato. A occidente scoscesa e scostante, a sud scogliosa e più pianeggiante, con le rovine di un castello del XIV secolo. In basso le piattaforme vicino al mare, un nuovo quartiere con nuovi abitanti. Sono i marangoni dal ciuffo, parenti dei nostri cormorani. Solo in primavera, nel periodo di corteggiamento, hanno per ornamento un cappuccio piumato. Le femmine non ancora maritate si puliscono con cura particolare. Qui sta iniziando una nuova conoscenza.
Eccitata, la femmina resta nell'atteggiamento di devozione mentre il maschio comincia a grattarla. Muovere la testa verso l'alto, un tempo un gesto di minaccia, è oggi un rituale del corteggiamento. Tra le marangoni dal ciuffo, le femmine sono in maggioranza. Il maschio non si è ancora deciso e si sposta dall'una all'altra prescelta. Non per molto, poi ritorna sui suoi passi. Il materiale per il nido è una scusa. Ora la femmina più in alto si arrabbia. Il maschio torna e la tranquillizza. Certo, non è sempre facile la vita con due donne. I marangoni dal ciuffo amano molto fare il bagno. Lasciano penetrare profondamente l'acqua salina nel loro piumaggio. Dopo il bagno, con le ali aperte si espongono al sole per asciugarsi più facilmente in una specie di volo. Raramente mente. Luria. Il suo corpo aerodinamico rivela il bravo tuffatore. Preso il corteggiamento in acqua delle Urie. Continua a immergere il becco alla ricerca di pesci. Una visione rara, le Urie che volano sott'acqua, una tecnica sviluppata da poche specie di uccelli. Le corte ali facilitano il volo subacqueo, ma sono uno svantaggio nell'aria. Il rapido battito delle ali consuma molta energia. La vita sul dirupo non è un problema per le urie. Ritte come piccoli pinguini, stanno strette una accanto all'altra anche sulle più piccole sporgenze o sui nastri di roccia. Riescono a stare anche su di un nastro roccioso in pendenza. Migliaia di anni. Nozze su di un sottile nastro roccioso. E per questo adattamento. Sta nel becco del materiale per il nido, anche come annuncio matrimoniale. Il che... Le cose sono diverse. Hanno tutti abitati. Le fraticelle amano. I curiosi non mancano mai.
Si corteggia anche in acqua. I maschi sollevano minacciosamente il capo. Ciò significa avanti, sparisci. Con la coda ritta la fin altro. Dall'inizio del secolo c'è un faro sul lato est. Quasi senza far rumore, la cupola di o nella città degli uccelli. Solo dopo il tramonto. Che la fioritura delle malve. Lungo il precipizio c'è gran vita adesso. Per il gabbiano terraiolo le piccole sporgenze sono sufficienti per la nidificazione. Nel corso degli anni i nidi diventano sempre più alti. Accanto agli uccelli che covano, vi sono quelli che hanno già i piccoli. I sulidi hanno cominciato a covare prima dei gabbiani terraioli e alla fine di maggio anche loro hanno i piccoli. Essi nascono nudi e indifesi. Solo nella seconda settimana di vita nascerà il primo piumaggio che darà calore. Dopo 3 settimane il piccolo è quasi irriconoscibile. Ora pesa quasi 1 chilo. I genitori devono continuamente fornirgli del cibo. Il volo fino alle riserve ittiche presso le Farne Islands è lungo e dura più di 4 ore. Ma qualche volta hanno fortuna e strada facendo incontrano un peschereccio. Durante la cernita del pesce qualcosa resta anche per i sulidi di Bass. Dopo il ritorno degli adulti, il piccolo deve ancora aspettare, perché prima i genitori si devono salutare. Trascorrendo l'estate in comune, le coppie entrano sempre più in confidenza fra di loro, diventano sempre più affettuose. Le grida di supplica e le beccate stimolano il padre a rigurgitare il cibo dallo stomaco. Riescono a dare fino a 0,5 chilo di pesce. I cibi preferiti sono sgombri, aringhe e anguille. Così passa il tempo per i piccoli, mangiando, riposando e giocando. Ha ha!
Con molta pazienza, l'uccello adulto cerca di tenerli a bada. Lo deve fare. Una reazione troppo inconsulta e il piccolo potrebbe precipitare. E giù in basso è sempre in agguato la mafia. Per i gabbiani reali e zafferani, ora ci sono molte prede. Ogni giorno qualche piccolo muore sul precipizio. Chi riesce a sopravvivere alla caduta muore di fame perché i genitori portano il cibo solo al nido. I gabbiani reali mangiano praticamente tutto, ma sono ghiotti di interiore. La mafia dei gabbiani non aspetta altro che qualche preda cada dall'alto. Alcuni, più pratici e audaci, volano lungo il precipizio, buttano in mare i piccoli del gabbiano terraiolo e poi li uccidono. I piccoli sulidi sono al sicuro solo dopo la muta, ma uno dei genitori resta sempre di guardia al nido. All'undicesima settimana d'età, il piumaggio dei giovani è scuro e solo un piccolo ciuffo bianco di penne matte orna la testina. Ma presto anche loro saranno portati via dal vento. Ogni piuma è bella e ha un compito preciso. Le penne matte sono maggiori alla base della piuma, formando così una calda protezione per i mesi invernali in alto mare. Solo il piumaggio dei piccolissimi dà più calore. Ci vogliono 5 anni prima che i sulidi di Bass abbiano il piumaggio bianco dei genitori. Solo allora potranno lottare per un loro territorio nella colonia. Fino ad allora devono accontentarsi dei posti meno buoni. Scapigliato dal vento, allontanato a morsi dalle coppie nidificanti, il giovane uccello è pur sempre attratto dalla comunità, dalla grande città degli uccelli, che promette protezione e un posto sul mare per nidificare.